si state soffrendo, siamo tutti un po' più raccolti, ci parliamo, come si sente? È bene, cioè, è un po' rimbombante, non so se si può sistemare il mix. Come vi sentite? Ci sente? Non c'è bisogno, tanto non c'è neanche confusione, la città è tranquilla, Lodi. Lodi, una città tranquilla, serena. L'ultima volta che sono venuto c'era un'acqua, ma un'acqua era terribile. E no, no, oggi è paradiso rispetto all'ultima salute. Allora, benvenuti e grazie di averci aspettato. Cosa stiamo facendo? Lo leggete qui. Siamo in tour, chiamiamo tour per modo di dire, perché siamo in giro. Il Vinciamo Noi Tour, perché il 25 maggio ci sono le europee. Queste elezioni europee sono il punto di svolta. Abbiamo voluto osare, perché chi non osa non vince. Allora abbiamo voluto osare e il nostro slogan è Vinciamo Noi. Qualcuno ha detto forse che abbiamo esagerato, che ce la stiamo gufando, ma noi ne siamo convinti, perché vinciamo noi, non siamo noi, cioè non siamo quelli che vedete qui o i candidati alle europee. Vinciamo noi, vinciamo tutti, e questo è il senso che vogliamo trasmettere. Vinciamo tutti. Oggi vi voglio lasciare due messaggi e comincerò col primo: raccontarvi di questa rivoluzione che è in atto e quali sono stati i passi dal 2005, quando è partito il blog, fino ad oggi, e che cosa abbiamo portato in questo paese. Allora, nel 2005 è nato il blog di Beppe Grillo. Cosa faceva il blog? Semplicemente riportava dei temi, delle questioni che non trovavano uno spazio e non trovavano una visibilità, e li ha portati alla luce. Alcune persone hanno cominciato ad aggregarsi attorno a quei temi. Col tempo questa cosa si è evoluta e queste persone che hanno cominciato ad aggregarsi attorno a quei temi hanno deciso di cominciare a proporli alle istituzioni. Leggi di iniziativa popolare, referendum, niente, non è servito a niente. Allora abbiamo detto, allora nelle istituzioni ci entriamo. Abbiamo cominciato con le prime liste civiche, con le prime elezioni regionali, fino ad arrivare in Parlamento. E in tutto questo percorso abbiamo fatto anche dei passi avanti dal punto di vista di come abbiamo partecipato. Se vi ricordate i sondaggi, poi a un certo punto abbiamo scelto i parlamentari, gli eletti, le liste dei candidati li abbiamo scelti online. Poi abbiamo votato il Presidente della Repubblica, il nostro Presidente della Repubblica, l'abbiamo votato online, l'abbiamo votato noi, l'avete scelto voi, non siamo stati noi in Parlamento a decidere autonomamente. E poi da lì si è passati al portale, dove ci sono le leggi. Una legge, un disegno di legge proposto da noi non viene presentato se prima non è discusso e commentato da voi. Lì è stato messo per esempio il reddito di cittadinanza, la legge sul reddito di cittadinanza, una legge per noi fondamentale, e ha ricevuto 8.000 commenti. Grazie a quegli 8.000 commenti, coloro che l'hanno scritta la stanno migliorando, sistemando, la stanno sistemando grazie al vostro aiuto. Quando mai un partito prima di adesso vi ha messo sotto la vostra possibilità di commentare una legge prima di presentarla? No, solitamente voi delegate con una X, e quando delegate a quel partito di decidere per la vostra sorte. Loro decidono e poi vi convincono che quello che hanno deciso è per il vostro bene. È sempre stato così, e invece noi abbiamo completamente stravolto questo sistema. Noi non abbiamo la possibilità, non dobbiamo decidere noi per il futuro dei cittadini, ma dobbiamo ascoltare, chiedere partecipazione, confronto continuo. E questa è la rivoluzione che abbiamo portato avanti, e ancora adesso è in corso. Anche quest'anno in Parlamento 160 parlamentari, non crediate che sono passati inosservati. Abbiamo denunciato, abbiamo buttato fuori i lobbisti dal Parlamento, abbiamo denunciato gli affitti d'oro del Parlamento, della Camera, e siamo riusciti a far passare una norma per permettere alle pubbliche amministrazioni di recedere dagli affitti d'oro. E siamo riusciti a far approvare una legge sui reati ambientali presentata da un nostro collega alla Camera. Siamo riusciti ad ottenere la compensazione delle cartelle esattoriali per le aziende che vantano crediti con lo Stato, aziende che devono ricevere dei soldi dallo Stato e che si vedono arrivare le cartelle Equitalia. Non possono pagare le tasse, quelle cartelle esattoriali, se prima lo Stato non paga quanto a loro dovuto. E tutto questo l'abbiamo fatto come opposizione.
Immaginate se invece di un anno di opposizione avessimo fatto solo 3 mesi di governo. Avremmo ribaltato il paese. E questo è quello che vogliamo fare in Europa. L'altra cosa che, l'altro messaggio che voglio lasciarvi, oltre appunto alla rivoluzione che si sta, che stiamo portando, quindi a una rivoluzione di, una rivoluzione culturale, una rivoluzione di metodo, di processo e non tanto di risultato, perché i risultati ci sono, ma quello che conta, stiamo cambiando il metodo della politica italiana. E cambiando questo metodo stiamo contagiando anche gli altri partiti che adesso sono costretti, costretti perché i loro elettori, i loro iscritti cominciano a chiedersi, ma se lo fanno loro allora si può fare. Non è vero come ci avete sempre detto che la politica è dei professionisti, la politica è dei cittadini. L'altro messaggio che vi voglio lasciare è quello di fare attenzione alle sirene, fare attenzione non alle sirene della polizia, ma alle sirene di chi vi vuole ingannare, di chi utilizzando parole false come abolizione delle province, non è vero che hanno abolito le province, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che non è vero che hanno abolito il finanziamento pubblico ai partiti, oppure paroloni, parole inglesi come spending review, come job acts e altre parole di questo tipo, vi ingannano, vi cercano di distogliervi, fanno proprio della distrazione di massa. Cercate di non farvi ingannare dagli annunci in questi mesi, perché questo è il mese degli annunci. Perché? Perché siamo in campagna elettorale. Noi abbiamo fatto questo percorso da un anno tutti i weekend, non abbiamo tempo libero ormai. Lo dedichiamo ad andare in giro, a raccontare quello che facciamo, perché per noi la partecipazione e la trasparenza è fondamentale. Ebbene, vi dicevo, questo invece è il mese della campagna elettorale. Troverete parlamentari europei che non avete mai visto in vita vostra. Sapete chi sono i parlamentari europei italiani? Li conoscete? Qualche nome? Iva Zanicchi. A parte Iva Zanicchi, solitamente non si conosce nessuno, sempre quelli dello spettacolo. C'è anche Mastella, c'è anche De Vita. Cosa è diventato il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo è diventato un ospizio per trombati della politica. Questa tornata elettorale candidano scopelliti. Qualcosa gli dovevano e lo candidano. 7 anni di condanna e lo candidano al Parlamento europeo. Questa è la richiesta che hanno fatto per scopelliti. 7 anni di condanna. E viene candidato come premio al Parlamento europeo. Noi tutto questo lo vogliamo stravolgere, lo vogliamo cambiare. E noi portiamo al Parlamento europeo persone oneste, che non hanno mai fatto politica. E questo per noi è un pregio, il non aver mai fatto politica, perché hanno le mani libere, non devono rendere conto a nessuno, non sono legati a lobby, non sono legati a niente. Sono persone come voi, sono persone normali, gente laureata, poi li vedrete perché ce ne sono alcuni qua che conoscerete. E vedete quanto sono persone semplici, persone come voi, potreste essere voi come siamo noi, come siamo andati noi in Parlamento. E basta imparare, stare lì, cercare di capire come funzionano le cose. Allora vi dicevo, gli annunci, questo mese sentirete parlare ogni giorno di qualcosa di diverso. E un giorno è la legge elettorale. La legge elettorale deve essere approvata subito, sì, viene approvata una Camera, poi arriva l'altra e viene messa nel cassetto. E poi la coalizione del Senato. Entro il 25 maggio, perché? Cosa succede il 26 maggio? Perché il Presidente del Consiglio deve decidere che una legge fondamentale dello Stato, una riforma costituzionale, deve essere approvata prima delle elezioni, solo ai fini di campagna elettorale, un ennesimo annuncio, perché sanno che il giorno dopo l'abbandonano all'altra Camera e la mettono da parte, un altro annuncio, un tetto allo stipendio dei manager delle partecipate, l'avete sentito, no? Dal 1 aprile aveva annunciato verso fine marzo. Ecco, siamo al 19 aprile, che giorno è oggi? Ho perso la cognizione del tempo e anche dei luoghi. E siamo al 19 aprile, ancora un provvedimento reale non l'abbiamo visto sul tetto ai manager. E poi vi racconto anche questo aneddoto. Parlano di riduzione dello stipendio, no? Allora sentite Moretti, tra l'altro oggi gli hanno dato un premio per cui il problema è stato anche risolto, Moretti si lamentava per la riduzione dello stipendio. Ebbene, sentivo alla radio che parlavano che Moretti non sarebbe stato colpito da questa scure, che non c'è mai stata, Perché non sarebbe stato colpito? Perché a lui avevano già ridotto lo stipendio di un quarto e il suo stipendio era di 90.000 euro l'anno più 750.000 euro di indennità. Perché anche quello è l'inganno. Quando parlano di stipendio, riduzione dello stipendio, parlano di riduzione di quella parte che loro chiamano stipendio, ma non di tutto quello che c'è a parte e che poi compone tutta l'indennità complessiva di questi personaggi. Ecco, questi sono altri annunci che sentirete in questo mese, ogni giorno ne sentite una. La riforma del lavoro.
Che cos'è? Cos'è niente? Solo una riforma dei contratti di assunzione, perché la convinzione che basta che l'azienda può assumere magari a tempo determinato tante volte, allora di punto in bianco le aziende cominciano ad assumere, come se il problema delle aziende in questo momento è solo come fare i contratti, o semplicemente perché non vendono, non producono e non hanno neanche commesse. Il problema è un altro, e sono subissati dalle tasse. Non è certo quello di come fare il contratto e quanto tempo deve durare. E poi, diciamo, questa è una serie di annunci, ma ancora ieri le slide, addirittura in 10 tweet, l'ultima trovata, gli annunci in 10 tweet. Ecco, perché basta fare un tweet e dire faremo questo, e allora tutti si convincono che è fatto, no? I famosi 80 euro, segnateli, perché arriveranno al 28 maggio, arriveranno, dipende come vanno le elezioni, perché è tutto lì. Capite che in questo momento il governo, invece di fare il bene del paese, sta facendo una campagna elettorale utilizzando le nostre tasche. Ecco, quindi il messaggio che vi voglio lasciare è questo: di fare attenzione agli annunci, segnarveli e poi però rinfacciarglieli a questi qua. Andate anche ai comizi degli altri partiti, andateci e chiedetevi conto delle cose fatte. Forse non vi fanno neanche parlare, perché nelle nostre agorà, non li chiamiamo neanche comizi, li chiamiamo agorà, c'è poi la possibilità per tutti di dire la propria. Invece in quelli degli altri partiti no, mai, ve lo garantisco. E niente, quindi il messaggio che vi dico è: il 25 maggio è una data importantissima, perché questa forse è la prima volta che le elezioni europee hanno un significato nazionale importante. Fino adesso sono state ignorate, ma adesso invece saranno elezioni importanti, perché il risultato, e noi contiamo, anche se avremo un solo voto in più del Partito Democratico, questo è quello che vi inviteremo a fare: venire tutti a Roma, circondare il Parlamento, come dice il nostro collega Alessandro, circondare il Parlamento con le mani alzate e dire arrendetevi e andare subito a elezioni. E questo è quello che chiederemo subito dopo le elezioni europee. Grazie.